Destinazione Terzo Polo è il nome di una delle liste che sostiene Massimo Castagnini, candidato sindaco. Davide Chiti non è nuovo alla politica, è un personaggio che si è sempre impegnato anche nel sociale. Quanto è stato difficile reclutare tutti questi candidati? Ma noi sinceramente siamo un gruppo che mai è coeso e va avanti un po' dal 2018, quando c'è stata la mia prima esperienza come candidato sindaco, quindi un gruppo che ha continuato a lavorare per la città fattivamente su tante questioni, sulle questioni appunto del centro storico, sulle questioni delle periferie, sulle questioni del decoro, di tutta una serie di temi che in qualche modo stanno a cuore ai cittadini, sulla sicurezza, non per ultimo sulla sicurezza. Quindi facile ritrovarsi con un gruppo di persone che si stimano, che hanno le competenze e che hanno soprattutto la voglia di fare qualcosa di importante e dare risposta ai cittadini per quelli che sono i problemi della nostra città. Destinazione Terzo Polo può anche appoggiarsi a un politico di levatura regionale come Stefano Scaramelli per quanto riguarda appunto Italia Viva. Sono molto molto orgoglioso e contento di ritrovare Stefano Scaramelli in questo cammino. La destinazione Terzo Polo è una sua idea, sono molto contento che abbia in qualche modo sposato il programma di Massimo Castagnini, che è appunto il nostro candidato a sindaco, per cui per me è un motivo di orgoglio, perché con Stefano ho condiviso tante cose nel passato, come dicevo non ultima quella del pronto soccorso pediatrico, per cui ritrovarsi anche con lui a portare avanti i temi che sono cari ai nostri concittadini è una cosa molto positiva. Ecco, Castagnini parla molto di discontinuità nella continuità. Quali sono i temi che vorrete portare avanti? Ma i temi, partiamo dalle cose semplici. La prima cosa è riportare la città a essere un giardino, quindi puntare molto su quello che è il decoro, su quella che è l'accoglienza, trovare una rete attraverso appunto tutto ciò che è il nostro tessuto socio-economico della città, gli artigiani, le botteghe, i commercianti, e non scordandosi però di quelli che sono appunto i nostri quartieri, che sono, fanno parte della nostra città e che hanno bisogno appunto di avere vivo un rapporto con le istituzioni, soprattutto un contatto diretto con gli amministratori per non sentirsi soli. Quindi è un programma a 360 gradi che in parte abbiamo fatto in questa amministrazione, ma che senz'altro vorremmo fare ancora di più e ancora meglio nel prossimo quinquennio. Stefano Scaramelli intanto è appena stato rieletto vicepresidente regionale, è soddisfatto immagino? Ma è una soddisfazione personale, un riconoscimento per Siena, un ruolo di grande prestigio istituzionale, per me è anche un coronamento di un percorso che ci porta Siena al vertice delle istituzioni che rappresentano tutti i cittadini toscani. Una centralità nelle istituzioni, nell'Assemblea Legislativa Toscana è importante in una stagione dove si destineranno tutte le risorse che riguardano gli investimenti del territorio, i grandi piani di programmazione e soprattutto una stagione politica che deve ritornare a essere e vedere Siena protagonista a livello toscano. Quindi Siena è un po' diventata finalmente anche nelle istituzioni presente in ogni ambito, e questo per quanto riguarda quella mia persona denota anche un ringraziamento rispetto e un coronamento di un percorso fatto negli anni. Cosa può dare Scaramelli alla campagna e poi all'eventuale governo di Castagnini? Ma no, io il mio impegno per Scaramelli è per Siena, per la città, lo abbiamo dimostrato quando abbiamo finanziato grazie al governo Renzi la Due Mari. Oggi è arrivato Salvini magari a promuovere l'inizio dei lavori, ma se non avessimo finanziato con 200 milioni, se avessimo commissariato l'opera quando c'era il governo Draghi, su nostra richiesta, su un atto che partiva dalla regione, che ho firmato anche io stesso per prima persona, oggi non ci sarebbero i lavori sulla Due Mari. Lo stiamo facendo sui collegamenti ferroviari, lo stiamo facendo rispetto all'intuizione di dare una grande importanza al biotecnopolo, sempre grazie al governo Draghi voluto da Matteo Renzi. Quindi sia io che Renzi siamo molto vicini alla città, diamo una mano a questo punto come persona per dare un collegamento alla città con la regione molto forte, molto stretto, in anni che saranno importanti rispetto a tante queste scelte strategiche. Sto dentro un progetto politico molto ampio con molte liste civiche che però trovano dentro spazio anche un evidente collocamento politico alternativo al sovranismo e ai populismi. Un impegno politico che prosegue con una scelta ben precisa, quella della destinazione Terzo Polo, con Stefano Scaramelli, Italia Viva.
a sostegno di Massimo Castagnini, candidato a sindaco. Allora, questo logo non nasce per caso. Noi siamo convintissimi che questo è un contenitore di idee, di progetti e di persone che hanno voglia di metterci la faccia. Noi crediamo molto nel cambiare questo modo di far politica, una politica vecchia, una politica che ripete solite cose. Noi abbiamo bisogno di inserire i giovani, noi crediamo molto nei giovani e lo stiamo facendo con un gruppo di giovani che a breve entrerà nel nostro logo, e crediamo molto in Massimo Castagnini. Abbiamo scelto Massimo perché lo riteniamo una persona capace, che ha delle idee nuove e ha dimostrato di guidare una società Siena come Sigerico e portare dei frutti importanti, da un bilancio positivo con un utile di 650.000 euro, ha portato anche occupazione da 25 dipendenti a 80, e questo ne dà merito a lui, perché questo vuol dire amministrare. Professoressa Piomboni, allora un lavoro importante, questo ultimo mese sarà davvero molto intenso, e la scelta di Italia Viva di appoggiare Massimo Castagnini. Sì, ci riconosciamo in questo progetto perché crediamo che sia un progetto aperto, altamente inclusivo, aperto a nuove esperienze anche, e soprattutto un progetto riformista nel quale ci riconosciamo pienamente, e quindi i valori del candidato corrispondono a quelli che sono i valori di Italia Viva, che è uno spazio aperto assolutamente.